Salve a tutti ragazzi, eccoci di nuovo qua. Visto che vi è piaciuto il video su Mafia, oggi ho pensato di farne un altro. Bene, ciancio le bande, continuiamo. Dopo la notte con gli uomini di Salieri, tornai a lavorare appena possibile. Ma ero cambiato. I tassisti hanno fin troppo tempo per perdersi nei propri pensieri e in quelli degli altri. Ehi, tassista! Che Sì, signora? fa? Guida o no? Guido, signora. Guido sempre. Dove la porto? Alla chiesa di San Michael, diretto! E stia attento! Sto sempre attento. Allora sarebbe il primo. Le ho chiesto di fare attenzione! Spenga questo frastuono! Non riesco a pensare! Molto meglio! Vai in chiesa, eh? È già domenica? Guardi la strada, lei! È sordo? Rallenti, ho detto! Sembra a manetta, fa crista di sbirri. Sto guidando contromano! Ne ho abbastanza di tutto questo. Buona giornata! Proviamo un'altra corsa. Sa fa magello. Hotel Corleone, per favore. Ho una riunione importante. Certamente. Si fermi davanti all'albergo, per favore. Grazie. Nessun problema, signore. Sì, ma ok. Cavolo, non c'è nessuno qui. Ah, ecco.
Al museo, in fretta, per favore. Certo, nessun problema. Va a rilassarsi? E a lei che importa? Niente, era solo per parlare. La pago per guidare, pensi a quello. Ecco. Guarda lì là. La Grande Depressione ha reso la gente più pigra. Hanno tutti una scusa per oziare. Il problema è che non c'è lavoro. Il lavoro c'è sempre, basta saperlo trovare. Ho capito, lei si dà da fare. Non ne vedo tanti di recente. Avevo previsto questa cazzo di recessione. Ho venduto prima del botto, quindi sì, mi do da fare. E oggi si dà da fare guardando vecchi quadri? Ho un incontro di lavoro con un mio collega, e comunque non è roba che la riguardi. Quando avrà un lavoro vero forse capirà anche lei. Per adesso pensi alla strada e mi lasci in pace. Sì, sì, ho capito. Accosti davanti alla galleria. Mazza che è ignorante, oh. Grazie mille, ecco i suoi 50 centesimi, li spenda bene. Ci proverò. Oggi carico soltanto degli stronzi. Avanti un altro. Dai, dai, dai tu. Cazzo, ha un aspetto orribile. Lavoro dalle 5. Lei che scusa ha? L'alcol. Ma non mi dica, dove la porto? Little Italy, sulla 21esima. Facciamo così. Io non dico agli sbirri quanto ha bevuto e lei non gli dice se supera il limite. Affare fatto. D'accordo. Oggi ha avuto qualche buon cliente? Qualcuno, ma mai abbastanza. Da quando il mercato è colato a picco, la gente non ha i soldi per il taxi, eh? La sola ragione per cui mi sto facendo scarrozzare è perché sono sbronzo. Agli sbirri non interessa chi beve. Pensano solo a chi l'alcol lo trasporta e lo vende. Sì, ma li ho visti torchiare gente per molto meno. Probabile. Se pensano di poterti estorcere qualcosa, sono pronti a usare qualsiasi scusa. Questa città è marcia fino all'osso. Già, ha ragione. Siamo quasi. Mi lasci qui all'angolo. Senta, mio cugino ha un locale proprio dietro l'angolo. Quando vuole, dica che la manda Lucio. Senza problemi, ok? Grazie. Ci penserò. Poi che succede? Oh! Ehi, amico, ti ricordi di me? Oh! Ah, sì? Oh! Il signor Morello è contrariato. Non conviene aiutare gli sgherri di Salieri. Ora ti insegno io. Così capirai chi comanda in città. Specialmente quando non camminerai per un po'. Mi piace. Sarà divertente. Prendiamolo. Scappate! Forza, Dino, andiamo a far danni! Oh! Morello, l'hai fatto incazzare! Non credi di poter andare! Via! Possiamo solo parlare, tassista! Portalo! Prendilo! Questo! Il prossimo lo seguiamo in mano!
Aspetta. Come va, ragazzo? Dino, Lou! Siete qui per incontrare il Don? No, noi vorremmo parlare con quel tassista lì. Davvero? Sì. Sapete che è l'autista preferito del Don? Qualsiasi cosa dobbiate dirgli, riferite a me. La metti così, eh? Allora ascoltami, perché non ce ne andremo a mani vuote, te l'assicuro. O forse potreste non andarvene affatto, che dici? Ok, bene. Ci si vede in giro, eh? Andiamolo. Beh, grazie. È il minimo. Cozza! Andiamo a salutare Don. Don Salieri? Sì. Gli piacerà questa storia. Sì, andiamo dal boss. Bene. Ma questo capitolo lo vedremo nella prossima puntata. Io spero che, come al solito, questo vi sia piaciuto. E fatemi sapere se volete che continuo con questa serie, se ci volete che ci faccia una serie. E niente. Ci vediamo alla prossima. Dagli, io.